Sempre dalla bellissima location di Palazzo Ronchelli di Castello Cabiaglio, ci troviamo in una delle sale affrescate e Maria, guardando questo quadro, indovina cosa parleremo nel prossimo appuntamento? Di cibo. Il cibo, un elemento fondamentale in un matrimonio. Ed eccoci qua Maria, se nella puntata precedente abbiamo parlato della scelta della location dal punto di vista più, diciamo, più tecnico, più funzionale, in questa puntata mi piacerebbe parlare con te di un aspetto molto molto importante che tra l'altro a me sta molto a cuore, e cioè la scelta del cibo. Esatto Claudio, è un elemento fondamentale in un matrimonio. Io dico sempre alle mie coppie, risparmiate su tutto, tra virgolette, ma non sul cibo. Infatti, la classica espressione dell'ospite è: come abbiamo mangiato bene, è stato un bel matrimonio. L'attenzione richiama sempre il cibo, quindi la qualità deve essere top. Ma oggi parliamo in modo particolare del cibo fornito da un catering, perché non esiste più il catering di una volta, ti ricordi Claudio? Assolutamente, c'è un'evoluzione, anzi. Quando uno diceva c'è un catering, quindi tu immaginavi già tutto pronto, magari che arrivava e poi arrivava anche freddo. Non esiste più quel concetto. I catering di adesso sono altamente all'avanguardia, ci sono delle eccellenze sul mercato e soprattutto è importante capire la qualità e come lavora appunto quel catering da alcuni aspetti fondamentali. Per esempio, quando comunque si va a scegliere un catering, la prima cosa da capire è da quanto tempo appunto è sul mercato e poi guardare le recensioni che appunto questo catering ha. Ma tornando al cibo, che è appunto quello che ci interessa in questa puntata, sì. È importante avere attenzione anche per gli ospiti, quindi capire se all'interno degli invitati ci sono delle persone con delle intolleranze, ci sono delle persone celiache. Questo è, ci sono degli elementi fondamentali da segnalare al catering di riferimento. Cosa ne pensi, Claudio? Sì, questa è una giustissima valutazione da fare. Oltre a questo, Maria, quello che mi interessa capire è: nella scelta appunto del cibo ci sono delle caratteristiche che magari diverse a un catering rispetto alla scelta di un ristorante? Nel senso, dalle mie esperienze si evince che magari il ristorante ha già un menù predefinito. Cosa vuol dire? Che magari una coppia di sposi fa una scelta di andare in un determinato ristorante proprio perché ha già testato, assaggiato, è andato a una cena, un pranzo e quindi è rimasto colpito da quel tipo di menù. Oppure invece, in un caso di un catering, si può fare una scelta di un menù più personalizzato, più particolare? Sicuramente sì, il catering ti costruisce il menù su misura in base un po' a quelle che sono le tue esigenze, perché sai, le coppie sono diverse, le esigenze sono diverse, ma anche magari la provenienza degli ospiti è diversa, intendo. Una coppia, per esempio, meridionale, che è abituata comunque al tanto, all'abbondanza, a un numero di portate elevato, esatto, chiederà chiaramente più portate e il catering chiaramente sarà in grado di soddisfare questa richiesta. Una differenza tra un catering e un ristorante: il catering magari ha un prezzo leggermente superiore, perché, cioè questo bisogna spiegarlo, perché il catering ha comunque dei costi fissi, cioè quando comunque si sposta per andare in un'altra location, mentre il ristorante comunque ha tutto lì, le attrezzature, le cucine chiaramente ha tutto lì, il catering deve attrezzarsi per potersi spostare sul luogo del ricevimento, quindi in villa, in location, in casale, a seconda insomma di dove è svolto il ricevimento, e quindi ha dei costi vivi. Immagina magari tutta la roba, i prodotti
che devono essere trasportati, mi viene in mente, hanno bisogno comunque di un camion che abbia il frigo, quindi sì, quello per una giusta conservazione degli alimenti. Esatto, poi tutta l'attrezzatura, magari ci sono delle location che non sono attrezzate anche a livello di cucina, quindi il catering deve comunque portare tutta l'attrezzatura e spostarla. Ecco, io credo che comunque in entrambi i casi quello che bisogna garantire poi agli sposi sia innanzitutto una quantità sufficiente di cibo e una flessibilità da parte sia del catering che del ristorante di avere delle disponibilità sempre maggiori, perché come dicevi tu è importante dare comunque una quantità sufficiente di cibo, e poi flessibilità nel senso che potrebbe capitare che all'ultimo momento ci sia l'esigenza di qualche ospite e quindi bisogna essere flessibili nel poter accontentare un pochino tutti, perché per quanto sia previsto e vengano segnalate delle persone con problemi a livello alimentare, ci potrebbe essere all'ultimo momento, ti faccio un esempio, la presenza di bambini che preferiscono un piatto rispetto all'altro, un minimo di flessibilità da parte di entrambi. Poi, avvocato del diavolo, eccolo, aspettavo. Domandona, io credo sempre, e credo che anche tu non mi smentisci in questa cosa, vale sempre comunque la pena fare un assaggio o più assaggi. Cosa vuol dire? Che nel caso di un ristorante, secondo me, vale la pena andare forse una o più volte per testare il menù nella sua completezza, e anche nel caso del catering, proprio perché magari assaggiando si può poi definire quella che è la nostra scelta. Beh, sicuramente i catering organizzano delle prove menù a un prezzo contenuto proprio per poter assaggiare la cucina. Perché la qualità è fondamentale, la quantità l'abbiamo detto appunto in base alle esigenze degli ospiti, ma la qualità deve essere top, perché è importante che il cibo sia al primo posto in assoluto in un matrimonio. Ecco Maria, ti è mai capitato quindi che qualche coppia di sposi abbia scelto come priorità qualità e quantità di cibo piuttosto che, permettermi il termine, la bellezza della location, nel senso che diventa prioritario per delle coppie scegliere solo in base prima al cibo e poi fare tutte le scelte di cui abbiamo parlato nelle puntate precedenti? Sicuramente sì, Claudio, non tutte le coppie sono uguali. Ogni coppia punta su un qualcosa in particolare. C'è la coppia che punta sulla festa, quindi si sceglierà una musica top, come comunque in tutti i casi, ma si incentrerà un po' il matrimonio sulla musica. C'è la coppia magari che preferisce puntare sul cibo, ma comunque la qualità deve essere in tutti i casi protagonista. Questo è importantissimo. Ultima domanda, sempre sì? Avvocato del diavolo, è questa. Ti è mai capitato, sì, nella tua esperienza, di dover, ahimè, sconsigliare degli sposi perché hanno fatto una scelta o di un catering o di un ristorante, a prescindere, per sentito dire, ma che tu per esperienza personale sapevi di non poter dare a loro una qualità? Ti sei mai esposta anche a rischio probabilmente di perdere, diciamo, sì, questo poi evento? Devo dirti, Claudio, che non è capitato una volta, capita spesso, perché se io non sono sicura comunque del catering che la coppia mi sta appunto dicendo che a cui loro si rivolgono, io assolutamente sconsiglio. Quindi diciamolo, super fondamentale, la regola fondamentale è soprattutto qualità, essere intransigenti, perché secondo me dando un prodotto di qualità alla fine abbiamo sicuramente un successo, un riscontro. Perché ci sarà sempre tra gli ospiti chi magari avrà qualche piccola lamentela, però si cerca sempre di dare il top. Allora Maria, per congedarti da questa bellissima, ecco, puntata, anzi tra l'altro mi è venuta anche fame parlando di cibo, sì? Ti volevo leggere questo messaggio d'amore come sempre consueto nella nostra chiusura. Grazie. Di puntata. La mia passione con ansia tende a creare il bel nido di pace familiare. Grazie Claudio, allora alla prossima puntata dei nostri percorsi d'amore.